嗯。 Buonasera, finalmente ho la gioia di rivederci in diretta, grazie a voi che mi avete atteso e che ora con voi condivido questo momento di riflessione, di preghiera, di catechesi, di dialogo su tanti, tanti problemi del mondo di oggi, dove è opportuno anche ascoltare la voce del Vescovo e la voce della Chiesa. Grazie all'emittente che ci ospita, grazie alla nostra redazione locale, grazie al Molise, e siamo vicini in modo particolare in questi giorni a coloro che vivono la fatica, il dramma delle alluvioni, in particolare la zona di Benevento. Con una duplice riflessione da una parte. È necessario avere del nostro clima una cura grande, altrimenti il clima esplode in certi momenti con situazioni abnormi, assurde. Secondo, è importante, sempre più importante sulle nostre colline, piantare alberi. Non c'è altra strada, almeno lungo le grandi strade e anche le strade interne. Bisognerebbe fare una grande campagna. Queste alluvioni ci devono ammonire da una parte a custodire il clima con dignità, dall'altra anche in previsione dei capricci del clima, prevedibili sempre di più purtroppo, occorre rimediare piantando alberi. Le strade si allagano, si riempiono di fango perché dove è stato seminato una, un cordulo, è indispensabile che sia un cordulo difeso dal, dalla, dalla terra seminata del seminativo, che pure la nostra ricchezza incredibile del Sannio e della, del Molise, deve essere difeso con un cordolo di alberi, piantati in abbondanza, anzi io suggerisco ai comuni di abbassare l'imu a chi pianta alberi nel proprio terreno. A chi coltiva la propria terra in termini ecologico, a chi fa in modo che la nostra terra abbia una dignità e una identità il più grande possibile. Non c'è campagna più grande anche nel cammino della misericordia che avere misericordia della propria terra, del proprio ruolo, dei propri spazi, della propria realtà di terra. E allora questo sappiate che poi faremo alla fine di novembre un momento anche di esperienza insieme, di gratitudine. Poi vi dirò, il sabato 28 di novembre c'era la festa del grazie per la terra e per i doni della terra, quest'anno in grande abbondanza, ma si prevede, come avete sentito, un inverno freddo già in queste sere. Si sente tutto il pungente freddo del Molise. Dio benedica perciò chi ha cura della terra, chi la guarda con amore, chi la rispetta, chi pianta alberi soprattutto. Ecco perché lancio anche le scuole. Una campagna promozionale per vivere l'enciclica sia quello di piantare alberi ovunque, d'intesa col comune, con la forestale, con la direzione scolastica, con la realtà provinciale. E regionale la campagna piantiamo alberi deve essere la campagna di quest'anno ci riconciliamo con la terra piantando alberi questo lo sento proprio da pastore se volete anche da figlio della terra trentina io mi ricordo da ragazzo che andavo a scuola come tanti ragazzi anche oggi la bellezza sui pascoli del nostro del nostro comune tutti i bambini Avevano preparato le tante buchette, poi a ciascuno hanno dato un albero in mano, piccolino, ma mi ricordo ancora l'emozione, l'emozione come fosse oggi dopo le parole dei nostri maestri e delle nostre maestre, di correre e di piantare con l'aiuto di un giovane grande che mi ha aiutato a, a saperla piantare bene questa pianticella. Chissà ora quanto grande sarà diventata. Quella pianticella, quanto dobbiamo dire grazie a chi ha piantato alberi in passato e ha rimboschito le nostre colline. Guardate, questo è il primo appello che io faccio perché queste lezioni che ci vengono, ripeto, ci dicono di avere cura della terra, del clima, ma soprattutto piantando alberi. Ho chiuso questo aspetto che mi sta veramente a cuore, anche perché sono passato qualche giorno fa nella zona di Benevento e ho pianto anch'io, come tanti, nel vedere i disastri che la pioggia ha fatto e nel vedere quanta terra è scesa. Pensate il danno: il danno fatto agli agricoltori che avevano appena finito di curare il terreno e di cominciare a seminare. Seconda cosa, voglio dirvi che il mese di ottobre è un mese dedicato alle missioni ed è molto bello allora sentire alcuni grandi concetti meravigliosi che ci vengono dati dall'esperienza delle missioni. Di questo Cristo che manda i suoi discepoli in missione, li ha mandati ieri e ha dato le indicazioni. Con semplicità, con povertà, senza tanti bagagli, tante cose, partite, partite ed annunziate, curate i malati, portate speranza, date misericordia, sollevate, alzate, date al mondo il respiro di Dio, date al mondo il cuore di Cristo, date al mondo la sua infinita misericordia. E ha mandato, veramente ha mandato con grande coraggio e gioia i missionari in ogni parte del mondo. Una chiesa in uscita è oggi indispensabile, una parola stupenda, stupenda. Sentivo vengo da una riflessione molto bella fatta dalla forania di Matrice, un parroco, come raccontava questo andare in missione, questo lavorare guardando il territorio. Per esempio un'idea che no? io lancio a tutti i parroci, questo parroco dice noi una volta alla settimana la messa non la diciamo in chiesa ma la diciamo la casa di riposo del paese. Si tratta di Castellino, bella questa intuizione. E allora la gente di Castellino a messa non viene in chiesa ma viene alla casa di riposo per sentire che anch'essa come la Castellino Nuova, come le contrade, non doppioni. Questa è l'intuizione del parroco: non una messa in chiesa e dopo, ma quel giorno, lungo la settimana. La messa la si vive nella casa di riposo, la si vive nella contrada, la si vive nel paese accanto magari che non ha. Il parroco, perché non sempre, voi lo sapete, è possibile coprire tutte le nostre parrocchie per tutti i giorni con un parroco per ogni parroco. Allora non nasce solo il parroco che deve correre avanti e indietro, ma anche una parrocchia che dice: Io mando un catechista, un animatore, mando alcuni eh, animatori dei cenacoli del Vangelo, noi ne abbiamo tanti, grazie a Dio. Ma andiamole nelle parrocchie di periferia che magari questi animatori non ce l'hanno. Ora vedete che l'idea di una chiesa in missione riguarda il, il, il Papa, riguarda il Vescovo che corre avanti e indietro in visita pastorale, riguarda i parroci, ma riguarda anche voi laici. Avere un cuore aperto, un cuore che sa aiutare, un cuore che non si chiude, un cuore che non dice a fatti nostri, noi abbiamo tanti catechisti e non interessa, no anche perché il dono di un prete non va tenuto come se fosse egoistico tra qualche anno non tutti i parroci non tutte le parrocchie avranno un parroco fisso residenziale stabile e ora benediciamo Dio apriamoci costruiamo costruiamo diaconi costruiamo animatori costruiamo lettori istituiti costruiamo nuovi seminaristi soprattutto, domenica c'è la giornata che vuole vivere una giornata di riflessione anche sulla propria realtà vocazionale o comunque giovanile in senso di Cristo per chiedere che cosa voglio, oh Signore, che io faccia, come bello Samuele, questo ragazzo bravo, intelligente, acuto, una notte Dio gli parla, di notte parla Dio, lo leggeremo nei cenacoli e questo ragazzo si alza. Corre da Eli, il sacerdote, e dice «Mi hai chiamato? No!» Così per due o tre volte. La quarta volta il sacerdote intuisce e gli dice «Samuele, Samuele, è Dio che ti parla, è Dio che ti parla. Ascolta Lui e di così. Sentite che belle parole. Parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Che bello, e lo dico anch'io, non solo a livello vocazionale». Ma, come mia dimensione, quando ho una scelta grande da fare, quando ho una iniziativa da prendere, che bello! Mi metto lì davanti a Gesù in adorazione e gli dico: parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. E vedo che Dio mi risponde. Magari è una persona che mi dice una cosa, un fratello, una sorella che mi aggiunge un particolare, un'amicizia che mi scalda il cuore, un'esperienza forte. A livello di vocazione, un momento forte con i poveri, che sono la voce più chiara di Dio nella mia vita. Qualche volta sono anche eccessivamente pretenziosi, ma sono sempre la voce di Dio, sempre, sempre, sempre. Perché Dio parla in tre cose: nell'Eucaristia, nella Bibbia e nei poveri. Ripeto, l'Eucarestia, la Bibbia e i poveri sono la voce di Dio. Parlo, Signore, ora, tu ti senti lanciato in questa voce che ti lancia nelle missioni. Ecco perché è importante anche apprezzare, sostenere: lo dico a tutti voi, questo nascente seminario diocesano che sta in piazza della Vittoria, in un appartamento adeguatamente attrezzato. Lì, dieci giovani stanno preparando il sacerdozio ad essere missionari prima nella realtà della diocesi di Molisana e poi nel mondo intero. Due di loro saranno ordinati sacerdoti il 7 dicembre in cattedrale, Giacomo e Nicola, sono ora diaconi da alcuni mesi, ora potranno essere anche donati a Dio e resi sacerdoti. È una cosa commoventissima. 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata, quando senti che lei vince il male e lancia l'umanità in una speranza nuova. Lei è la prima missionaria che poi parte per il cammino verso Ain Karim, verso Elisabetta, verso la Visitazione. Questo seminario ha bisogno di un aiuto, di un sostegno, anche in dinamica di servizio di preghiera, di offerta di dono, di sostegno, sono i missionari del futuro, nella nostra terra e nel mondo intero. Così oggi la Chiesa respira a pieni polmoni. Soprattutto però, come sempre ci hanno insegnato da ragazze, l'ottobre è sempre stato un mese intenso. Il rosario, la preghiera, l'offerta, il sacrificio, il dono, la dimensione missionaria, il capire, il vedere, il leggere, ma soprattutto il pregare. Il pregare diventa come missione la cosa più grande. Te l'ha insegnato una ragazza di 24 anni che muore, Teresina di Lillisier, figlia di quei due genitori, Marten. Canonizzati domenica 18 da Papa Francesco in Vaticano. Lei, la figlia più piccola, insieme ad altre sorelle e suore, altre quattro sorelle, da questa coppia meravigliosa, dove un papà e una mamma erano più del cielo che della terra, come dice un biografo, questa figura genitoriale di papà e di mamma ha generato in lei il desiderio della consacrazione, l'ha indirizzata verso la scelta radicale per Cristo, ma ha messo nel, nel cuore suo anche il desiderio di dire abbraccio il mondo. Io voglio essere nel mondo, quello che è il cuore di un corpo, guardate che bella, il cuore batte e se batte questo cuore, se prega questo cuore, se ha passione e zelo questo cuore, tutto l'organismo batte, vive di pienezza e di santità. Questa è la missione. Offrire sacrifici, donare la propria vita, imparare a leggere le riviste missionarie, sentire il pulso della mondialità, per cui i problemi dell'Indonesia sono anche i problemi nostri. Mi ha telefonato in questi giorni il mio compagno di banco, Donato, Don Donato. Che è appena tornato dall'Indonesia con tantissime vocazioni, tantissime vocazioni, è bello. E qui, alcune settimane, è andato in ospedale perché aveva bisogno di un, delle cure, si è ripreso, si sistema, è andato a salutare i genitori, da poco ha perduto il papà, e poi tornerà accompagnato dalla nostra preghiera. Abbiamo sognato da ragazzi con lui, ognuno di noi ha avuto una sua vocazione, lui missionario, io in un'altra terra, lui in quella terra, ma tutti noi, perché ogni prete è missionario, ogni prete è missionario, ma è missionario oggi anche ogni famiglia, anzi. Se ieri erano i grandi monaci, i religiosi, i frati, i gesuiti, i stimatini, i salesiani, a annunziare oggi, oggi ad annunziare sono le famiglie che partono con coraggio e decisione lungo le strade della vita sapendo di avere in cielo un tesoro, lasciando qui capaci comunque di partire, di sentire che possiamo veramente rivestiti di Cristo affrontare ogni difficoltà per poter annunciare Lui, che la via, la verità e la vita, che l'alfa e l'omega, che è il principio costitutivo della nostra esistenza di cristiani. Interrompo per un attimo, poi se c'è qualche domanda dopo il video, perché in autunno scorso... Abbiamo ospitato per il mese missionario, anzi era a gennaio, un'esperienza molto bella di due missionari di Vicenza, della diocesi di Vicenza, rapiti in Camerun, poi portati in Nigeria, che hanno vissuto un, circa 40 giorni di esilio forzato, di prigionia, meglio chiamarla così. In un ambiente molto ristretto li abbiamo intervistati e possiamo finalmente far vedere, tra l'altro, è uscito proprio da qualche giorno un libretto che racconta il loro diario curato da una suora che era con loro, una suora settantenne, quindi con tutti i disagi dell'età, che ha accompagnato questi due missionari. Quindi queste tre persone vigilate e anche controllate, anche con le armi. Sono state tenute prigioniere, inchiodate sotto il sole sotto la pioggia, tra le formiche pungenti e gli animali e anche serpenti. Sono state tenute lì in questo ambiente, poi liberate finalmente. Hanno raccontato ed è uscito un volumetto. Io ho avuto la gioia e la grazia di scrivere alla prefazione di questa loro storia, di questo libretto che racconta la loro storia, il diario steso da questa suora. Vi lascio allora questo video, poi dopo il video riprenderemo con la figura che oggi ci festeggiamo, che è la figura di San Giovanni Paolo II. Oggi è la festa, il 22 di ottobre, poi vi spiegheremo perché la Chiesa ha collocato il ricordo. Della santità di questo grande Papa. Buona visione, poi riprenderemo dentro il tessuto della storia di Papa Voitiva. A voi la visione. Grazie. del Santo Padre Francesco per la giornata missionaria mondiale 2015, una bella frase, la missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Una testimonianza diretta che ci parla di una vita combaciante a quella di Cristo ci viene offerta dai due sacerdoti vicentini, entrambi rapiti in Camerun lo scorso anno e liberati dopo 58 giorni di prigionia. Padre Allegri, qual è oggi la situazione politica nel nord del Camerun? Beh, la situazione politica in quanto Camerun è, è una, una repubblica eh, democratica con un presidente solo che il nord Camerun, meglio l'estremo nord Camerun sta vivendo un momento molto difficile perché ci sono appunto queste infiltrazioni dei terroristi islamici della Nigeria che eh, fanno diciamo così, guerriglia e eh, portano via delle persone e c'è guerra, ecco, guerra, soprattutto al confine i missionari eh, europei o meglio stranieri in ogni caso, non solo europei ma stranieri, sono eh, quasi tutti rientrati, quelli che ci sono sono in città per la sicurezza, quindi veramente è una situazione difficile in questo momento. Ecco, il binomio Vangelo Sviluppo è ancora auspicabile? Assolutamente sì, eh, da sempre la diocesi dove eravamo missionari, la diocesi di Maruamo Colò, eh, ha sempre detto che bisogna mettere l'uomo in piedi e l'uomo in piedi ha due gambe, il Vangelo e la promozione umana. Qual è la risposta al fondamentalismo islamico della comunità internazionale e dei diversi governi? La risposta è, in questo momento la stanno dando, eh, quella, la stanno dando quella coalizione eh, africana di vari stati vicini al Camerun, cioè il Chad, il Camerun, la Nigeria, eh, il Niger e il Benin, una coalizione per combattere i Boko Haram, per ridurli, diciamo così, eh, chiuderli in una morsa per, eh, per eliminarli perché stavano veramente anche valicando, i, i vari, eh, stanno valicando i vari, eh, le varie frontiere degli stati per portare nella loro anche giovani delle altre nazioni. Che cosa ha significato per lei padre essere missionario in questo continente così martoriato? Essere missionario, eh, io avevo già fatto un'esperienza missionaria di dieci anni, dal 91 al 2002, poi sono rientrato in parrocchia nella mia diocesi, sono, sono partito l'anno scorso, proprio sei mesi prima della mia, del mio rapimento. Era un ritorno a fare il missionario in terra africana dove avevo imparato tante realtà belle come missionario, come prete, soprattutto diciamo così, il dono della parola, i sacramenti vissuti eh, da Chiesa eh, originaria. È una chiesa veramente nata dopo il Vaticano II in cui le tradizioni non esistevano, quindi è una, una chiesa molto anche, molto la, i laici hanno un, un grande, una grande importanza, le nostre comunità erano, erano condotte da laici, ecco, una esperienza di chiesa eh, bella, veramente bella. Torniamo al suo rapimento, qual è stato il momento più difficile e soprattutto l'emozione della liberazione? Il momento più difficile, a dire il vero, sono stati tre momenti, la notte della presa, che però, eh, resi conto di cosa si trattava, ci siamo detti siamo in ballo, balliamo. Eh, il momento a metà, eh, no, a metà, nel 43 giorno del, nostra, eh, del nostro rapimento, quando eh, altri sono stati rapiti, eh, sono stati rapiti 10 cinesi, e allora ci siamo chiesti come, cosa era successo, come mai dopo tanti giorni così avevano bisogno ancora di altri ostaggi, sembrava che i nostri, le trattative per noi stessero andando male, era questa la, la, la paura, invece poi c'erano state altre ragioni. Quindi la, una, quella sera, quando sono arrivati gli ostaggi cinesi, avevamo veramente. Eravamo distrutti psicologicamente più di qualche altro momento. E poi la notte della liberazione, nonostante fosse la notte della liberazione, siccome le cose siano complicate, sembrava che tutto andasse a rotoli e che dovessimo ritornare ancora indietro. Quindi è stata una grande delusione all'inizio perché pensavamo di dover ritornare a essere prigionieri, mentre poi le cose si sono dipanate e siamo stati liberati finalmente. Chi ci ascolta, lasci un messaggio dopo aver vissuto questa bruttissima esperienza. Ci sono situazioni che non sono volute, non sono cercate, siamo obbligati a viverle, come questa della prigionia, ma potremmo mettere tantissime altre eh, esperienze: potrebbe essere una disgrazia, potrebbe essere una malattia incurabile. Ecco, bisogna eh, in, in qualche maniera trovare le risorse dentro di sé, trovare qualcosa che ti faccia, da, che dia senso a quell'esperienza per poterla affrontare e poter magari, se, se si ha anche la fede, dire che lì è il Signore presente. Gianpaolo, cosa le è rimasto di questa bruttissima esperienza e cosa l'ha aiutato a superarla? Beh Quello che ci è rimasto è anche, sono quelle realtà che ci hanno anche aiutato a superarla, cioè la fraternità, il fatto di essere in tre e di aver condiviso questa esperienza sostenendoci a vicenda, aiutandoci, poi l'aspetto della preghiera, ecco, l'aver condiviso anche momenti di preghiera, di una parola di Dio eh, ricordata a memoria e commentata insieme, questo ci ha dato una grande forza. In un continente così distrutto dalla guerra, com'è stato il cammino di evangelizzazione e quali sono state le difficoltà che avete incontrato? Eh, devo dire che il Camerun eh, fino a qualche anno fa era un paese tranquillo. Da 30 anni regna la pace, quindi lì era possibile lavorare, impegnarsi, annunciare. Ecco, questo problema è arrivato un paio di anni fa con queste incursioni da parte dei terroristi Boko Haram, di questi fondamentalisti islamici. In ogni caso è stato un annuncio, una, un lavoro di collaborazione con, con la gente del posto. All'estremo nord del Camerun, una buon, un buon 50% sono ancora della regione tradizionale, quindi aperti anche all'accoglienza. Della, di un messaggio evangelico e quindi è stata proprio una bella collaborazione fino a, fino a, qualche, a qualche mese fa. Insomma, ecco. Un sogno che serba nel cuore? Beh, che possa regnare la pace, anche perché eh, a causa di quello che è capitato eh, noi abbiamo avuto la fortuna di uscirne bene, siamo qui nella nostra diocesi, siamo impegnati in parrocchia, però che pagano le conseguenze sono ancora... Eh, le, I poveri, la povera gente che sicuramente dovrà farsi forza e andare avanti, però sicuramente è una situazione difficile perché arrivano dei, dei profughi, manca, mancano i viveri, ci sono delle difficoltà, il missionario per quanto poco poteva dare anche un piccolo aiuto, un piccolo sostegno, questo purtroppo viene a mancare, il sogno è proprio che si possa tranquillizzare questa situazione, che ritorni ancora alla pace per poter ricominciare una collaborazione fra Chiese. Ecco, pace, riconciliazione, giustizia in Africa. C'è la speranza per un futuro migliore e soprattutto la Chiesa, come può farsi promotrice di questi valori? Beh, sicuramente la speranza è una parola chiave per, per il continente africano, ma solamente andando anche e visitando questo, questo grande paese, queste nostre parrocchie di missione. Eh, la speranza è data da, questa, da questo numero di bambini enorme, c'è cioè tanti bambini che sono lì, che, che ti vengono incontro, quindi questo è un segno di grande speranza nel futuro, è chiaro che bisogna creare le condizioni. Io quando sono arrivato in Africa mi sono chiesto qual è il progetto di Dio su questi bambini. Non può essere di vivere nella miseria, nella povertà, non è questo, è un progetto d'amore. Però le opportunità sono umane. Aspetta l'uomo, aspetta uh, i cristiani creare le condizioni perché ci sia istruzione, ci sia salute, ci sia possibilità di sviluppo. del rapimento, nonostante tutto, sempre vivo il loro profondo amore per il Vangelo e il premuroso servizio che vogliono donare all'uomo. Missione è propagare la fede, aprire il cuore, impegnarsi con gesti concreti di solidarietà, seminando vocazione, responsabilità, carità e come abbiamo visto, ringraziamento, fare del bene e pura energia per il cuore. Grazie allo studio della Sorgente per questo servizio ben curato insieme e soprattutto grazie a Don Gianantonio e Don Giampaolo, che con le loro testimonianze e i loro ricordi di dolore ma anche di tenacia ci hanno detto che anche nei momenti difficili, mai abbattersi e mai sostare nella speranza. Chi li ha sostenuti in questi Quasi 58-59 giorni, due mesi, è stata la fraternità, la preghiera recitata a memoria, specialmente il rosario, e la parola ricordata e ridetta insieme. Non avevano nessun ricordo religioso, nessun segno tra le mani dopo il rapimento, ma il loro cuore è rimasto intatto. Hanno vissuto la Pasqua così per indicare che non è l'esterno che fa la salvezza, che fa la grazia, ma è il nostro cuore. In ogni ambiente, in ogni realtà, anche la più difficile è possibile vivere il Vangelo. Ebbene, terzo punto di cui volevo parlare in maniera più dettagliata, è una gioia grande, oggi è una festa straordinaria, perché tutti abbiamo conosciuto il santo di oggi, non è... San Gregorio Magno o San Paolo, ma è la figura di Giovanni Paolo II, Papa Voitiva, che viene festeggiato oggi come memoria liturgica. È un momento iniziale, appena appena iniziato questa decisione di collocare il 22 di ottobre la sua festa. Perché? Come voi sapete lui muore il 2 di aprile. Allora era sempre stato un periodo complesso, quella periodo lì, perché è spessissimo coincidente con la Pasqua, per cui saggiamente la Santa Sede collocò la festa di questo grande santo al di là della data della morte, al di fuori. prese come determinazione di data la elezione a Papa. Giovanni Paolo II, infatti, fu eletto il 16 ottobre del 78 e fu, diciamo, incoronato Papa. Per usare una parola che non va più usata, una parola diciamo, el, non eletto Papa, fu insediato come vescovo di Roma e quindi Papa. Il 16 ottobre del 78, eh, scusate, il 16 ottobre ho letto il, il 22, creato <coughs> come Vescovo di Roma, per cui è molto bello questo momento. Io c'ero quel 16 ottobre, studiavo a Roma storia della Chiesa, ero prete da due mesi. E quando sono stato, abbiamo intuito, io ero lì quella, quel pomeriggio, un pomeriggio di luce, di tramonto bellissimo, quando abbiamo individuato la nuvoletta bianca, del fumo bianco della cappella Sistina, in certo l'inizio poi sempre più chiaro, abbiamo fatto una corsa grandissima perché per poter vedere... Il, il comignolo della cappella, bisogna stare in un angolo lontano dalla basilica per poter intravedere quando ci siamo accorti che era realmente bianco. Abbiamo fatto una corsa grande, fin sotto la loggia, il loggiato della basilica. Che bello, che bello, quando abbiamo sentito le campane abbiamo sentito l'esaltazione. Ma anche un pizzico, perdonate se lo confesso di stupore, quasi di rammarico, quando abbiamo sentito questo carolum, nessuno aveva intuito, Cardinal Voitiua, ricordate questa quante volte l'abbiamo visto in televisione? Ebbene, non avevamo capito che fosse, non avevamo capito la, la portata. Storica di questo momento e abbiamo trepidato. Forse abbiamo detto, Ma viene dall'est. Chissà, chissà, capirà la nostra mentalità, capirà la nostra lingua. Pochissimi di noi sapevano chi era, certo gli esperti sì, noi no, pretissimi, preti giovanissimi. Poi però, quando li abbiamo sentito parlare, quando abbiamo gustato quel corrigerete, quel mi corrigerete quando abbiamo visto la sua vicinanza, il suo vigore giovanile, la passione con cui ci ha guardato e salutato e soprattutto la grande frase, la grande frase che resta storicamente impressa nel cuore di tutti noi, quando ha detto aprite le porte a Cristo, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura. Abbiamo capito che quest'uomo aveva nel cuore un grande sogno, come dice il Vangelo di oggi, incendiare il mondo con la forza del Vangelo, portare con zelo il nome di Gesù in tutti i continenti e in tutte le realtà. Mi dicono che c'è una telefonata, perciò volentieri ascoltiamo. Pronto? Eh, pronto, buonasera eccellenza. Buonasera a lei Isabella, buonasera. Pronto? Questo nulla che si rivolge, che si rivolge alla sua cortese e attenzione. Non si, non si sente. Spenga la televisione. Pronto, chiedo alla regia di essere solleciti nel farci sentire Con giusto, la voce eccellenza. Mi sente? Sì, meglio adesso. Ci dica. Eccellenza, questo nulla che si rivolge alla sua cortese attenzione per esprimerle tutto lo smarrimento che trova di fronte alle realtà del mondo che ogni giorno di più precipita negli abissi della corruzione delle coscienze. Questo nulla che le parla si rifiuta di pensare e di credere che l'uomo sia la creatura più bella che Dio abbia creato. Alessandro Magno disse, se non fossi nato uomo avrei voluto nascere cane. Condivido pienamente il pensiero di un grande del passato, ma le parole non servono. È necessario pregare per sperare di ritrovare la primordiale innocenza. In uno dei tanti momenti di smarrimento che vivo, ho scritto questa preghiera e la dedico a tutti coloro che, come me, hanno perduto la gioia di sperare, nonostante tutto. Pronto? Delle tue mani, Signore, affido la mia vita, la mia giornata. Lascia che diventi preghiera per te perché mi sento circondata dall'abbraccio perenne del tuo amore. Ti chiedo di aiutarmi a combattere quando è necessario e ad accettare quando è necessario entrare nell'oscurità del mio dolore. Donami la forza per riconoscere quanto è giusto lottare e non lasciarmi mai sola con il vuoto che vive in me, ma permetti che diventi presenza, presenza di te mio Signore. Aiutami a dare un significato a quanto ho perduto. Tu che studi e conosci il mio cuore, sei sì, il mio maestro e la mia guida. E quando mi chiamerai, a te fa che io comprenda che affrontare la notte può aiutarmi a compiere il primo passo verso l'alba di un nuovo giorno, dove tu mi attendi, insieme a tutto ciò che ho perduto. E non certo ultimo, ho escluso il mio amato flex Grazie a Isabella di questa preghiera che raccoglie la preghiera di tanti che vivono momenti di dolore ma la forza del Papa di cui stavamo parlando è proprio questo questo Papa non ha celato la sua malattia e non ha dato l'impressione della disperazione ma della speranza Proprio nella notte del dolore lui non si è nascosto, non è rimasto in clinica, non ha chiuso le finestre, ma ha parlato anche quando, vi ricordate, ha battuto con eh, sdegno e rammarico il pugno sulla, sulla predella del microfono perché non riusciva a emettere un suono da quella gola segnata dal Parkinson ma il suo cuore, la sua energia, la sua vitalità non si è mai spenta. Questo è un esempio anche per noi, anche per lei, anche per me. Il dolore certo, la preghiera grande, l'affidarsi, l'aiutarsi, il dolore, la notte, ma l'alba, l'alba, su questa alba siamo tutti protesi, tutti portando le nostre cose più care, sapendo che Dio risponde come ha risposto. Senza vergogna e senza esitare, a questo Papa che aveva nel cuore la passione per il mondo, ma la natura, la malattia l'aveva inchiodato, ma non aveva inchiodato il suo cuore, il suo corpo sì, ma non il suo cuore. E ha saputo gestire con forza. Ecco perché i suoi funerali sono stati un'apoteosi: Santo, subito, ha chiamato la gente. Adagio adagio questo grido è diventato realtà, non subito, ma con la saggezza della Chiesa, per portare dentro questa certezza che quest'uomo aveva nel cuore, aveva conservato il volto di Cristo, crocifisso, con Lui crocifisso, ma anche risorto. E lui ha collaborato un passo decisivo della Costituzione Gaudium Espes. I biografi dicono che è stato uno degli esecutori, degli estensori di un numero celebre, il numero 22 della Gaudium et che lui lo cita più di tutti gli altri numeri di tutto il Concilio, il numero 22, dove dice che Cristo è colui che rivela il volto del Padre e svelando, rivelando questo amore svela all'uomo la sua altissima dignità. Non è pessimista, è addolorato, è segnato dal dolore, ma non sconfitto dal dolore. Ecco perché dico ad Isabella, a me, a tutti noi, il dolore sì, ma quel dolore redentivo è capace di cambiare in positivo la storia. L'uomo la, scopre la sua altissima vocazione guardando a Cristo perché Cristo, riflette sul suo volto il volto del Padre. Vedete ora il triangolo, la luce del Padre si riflette sul volto di Cristo e la luce di Cristo, redento e risorto, si riflette sul nostro, sul mio e sul tuo volto in un triangolo che raccoglie l'altissima dignità dell'uomo. Benediciamo il Signore per questa forza, per questa capacità. E ricordo di lui anche un altro momento, quando mia mamma nel 2000 compì 80 anni. Lei, lei come Giovanni Paolo II, Papa Vittila, era nato, era nata nel 1920. A 80 anni abbiamo osato chiedere <coughs> di essere ricevuti per scambiarsi gli auguri. Dolcissimo quell'incontro. Lui me come vescovo e padre Tarcisio, abbiamo celebrato così, pensate, La, lui al centro, a destra c'ero io, a sinistra era padre Tarcisio. È stato un momento indimenticabile, commoventissimo, anche perché abbiamo visto come pregava e come celebrava quest'uomo. Ha chiesto in quale lingua celebravamo. Io ho chiesto l'italiano, ha detto va bene. Ha scelto il, il messaggio in italiano, ha fatto il segno di croce, poi si è immerso in Dio. Immerso in Dio. E come se non fossimo stati presenti nessuno accanto a Lui, solo Dio sentiva, si sentiva che Lui collochiava con Dio, si sentiva che Lui parlava con Dio. Si sentiva la passione con cui lui pregava. Celebrava l'Eucarestia, si immergeva dentro il tessuto vitale dell'esperienza liturgica che stava vivendo. Non dimenticherò mai papa, mia mamma, padre Tarcisio e il mio cuore. Gli altri non ricordo chi fosse, so solo che dopo ci ha salutato affettuosamente mi ha regalato, ancora prima questo, appena eletto vescovo, la croce pettorale e poi mi ha dato una parola bellissima, indimenticabile, che a nessuno ho mai rivelato. Uno sprazzo di natura pastorale che mi ha illuminato tantissimo, incoraggiandomi, dandomi la mano, mi ha fatto una domanda, gli ho dato la risposta. E lui mi ha dato un input pastorale che conserverò perenemente nel cuore, in un segreto assoluto che rimane tra me e Dio e lui. Quanto bene mi ha fatto quella sua parola, quel suo incoraggiamento. Ebbene, chiudo come sempre con lo sguardo al Vangelo, un Vangelo bellissimo. Abbiamo qualche attimo, però è molto bello. Chiude il capitolo 10 di Marco, un capitolo favoloso che abbiamo commentato più e più domeniche attorno al tema del divorzio, attorno al tema dei bambini, attorno al tema del potere, attorno al tema del servizio, attorno al tema di un Dio che dà la sua vita per gli altri, che non è venuto per essere servito ma per servire. In questo contesto Marco pone pochissimi versetti, sono sei versetti in tutto straordinariamente meravigliosi. In quel tempo Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla. Quindi voi immaginate un Gesù che cammina, tutto il capitolo è sulla strada. Anche stavolta, accanto alla strada, sedeva lungo la strada a mendicare un cieco, si chiamava Bartimeo perché era figlio, bar in ebraico vuol dire figlio, figlio di Timeo, Bartimeo. Questo che non può vedere ma sente, come sapete quanto i non vedenti sono acutissimi nell'udito, sente passare e dice ma chi è? Chi è che passa? Chi sta passando? Chi è successo? E gli dicono sta passando Gesù di Nazareth, allora lui grida, grida e dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Guardate che bello. Diciamolo insieme: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma era talmente vivace e forte la sua voce che la gente lo inchioda, lo rimprovera e gli dice: Ma no, stai zitto, che c'entri tu. E lui invece grida ancora più forte: figlio di Davide. Abbi pietà di me ed è un grido, capito il grido dell'umanità, il grido del dolore, il grido di chi ha pregato poco fa con noi il grido di chi batte il pugno come Papa Wojtyła davanti alla sua malattia, il grido dell'umanità davanti al disastro ecologico che ci avvolge sempre più e per questo noi faremo un incontro apposito il 31 per abituarci a leggere questa enciclica e affrontare questo grido della umanità disperata del creato spesso violato, ebbene questo grido giunge fino a Gesù. E Gesù si ferma, prima cammina e corre, poi sente il grido, guardate che bello, si ferma e dice, chiamatelo, chiamatelo. Chiamarono il cieco con queste tre parole. Coraggio, alzati, ti chiama. Guarda che bello, lo dice a me, lo dice a te, lo dice a tutti noi. Coraggio nei momenti di figlio, lo dice a Isabella, lo dice al mio cuore, lo dice alla diocesi, lo dice al mondo intero. Coraggio, alzati, alzati, ti chiama. Sentite la progressività. Coraggio, alzati, ti chiama. Un crescente. Ebbene i tre verbi dopo questo... Un meraviglioso momento di chiamata sono i verbi in uscita di una chiesa che in lui, in Bartimeo, si rispecchia, come ho detto all'inizio, in dimensione missionaria. Getta via il mantello, balza in piedi e vada a Gesù. Ecco, questa è una chiesa in uscita. Getta via il mantello, non confida più nelle cose, nei soldi, nelle potenze, nel potere. Nelle strutture, nell'organizzazione, nelle scuse che spesso anche i nostri presbiteri, i nostri missionari, i nostri organizzatori, i nostri laici dicono: è eh però, ma no, no, getta via, getta via le paure, getta via, balza in piedi con entusiasmo, con passione e vada Gesù. Guardate queste tre parole, mettetele insieme le due righe sulla lavagna. coraggio. Alzati, ti chiama. Getta via il mantello, coraggio, balza in piedi, alzati e vada a Gesù che l'ha chiamato. Guarda come ben fatto. Marco è, è stato un capolavoro anche letterario nel dare questo quadretto. E Gesù lo interpella e dice, ma che vuoi? Che vuoi? Che cosa posso fare io per te? Cosa posso fare per te, per me, per te? Ognuno mette il suo nome, cosa posso fare io per te? Ti chiede. E il cieco gli risponde, rabboni, maestro, che io veda di nuovo, che io riabbia la vista, che io possa sentire che tu mi restituisci la vita, la luce agli occhi, mi restituisci, forse era già, forse è stato malato, riabbia la vista, forse ha avuto... Una malattia, ha perduto gli occhi, la vista, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: Va, va, non resta, va, mettiti in cammino. La tua fede ti ha salvato. Non la potenza di Gesù, non i miracolismi facili di qualche luogo che si dice sempre. No, va, la tua fede ti ha salvato. E quell'uomo. A testa il Vangelo, vide subito, di nuovo, e lo seguiva lungo la strada. E lo seguiva, ecco la Chiesa in uscita. Guardate che è bella! Guardate come, come Chiesa missionaria, questa è la missione. Coraggio, alzati, ti chiama, getta via il mantello, palza in piedi e vada Gesù che io veda di nuovo, certo. Che tu possa riavere la tua fede ti ha salvato. Vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Grazie allora di questa serata del vostro ascolto, vi affido alcuni brapidi messaggi. Questa domenica. I giovani sono convocati per un momento di riflessione con la pastorale giovani, però chi desidera un momento di preghiera più intenso, attorno alla grande domanda cosa vuoi che io faccia, venga all'eremo accanto a Santa Maria de Foras, ai piedi vicino allo stadio, domenica 25 alle ore 10. Ci sarà un momento di lezione, un momento di preghiera, un momento di agape, di fraternità, di condivisione l'Eucaristia poi subito dopo, per i Cenacoli del Vangelo che sono la grande e vincente esperienza di quest'anno, l'anno della misericordia, attorno al tema di Davide, noi faremo alla Chiesa di San Giovanni alle ore 17 un momento di riflessione, organizzazione psicologica interna, di preparazione per gli animatori di tutta la diocesi che vogliono portare in termini missionari il Vangelo nelle case, nelle famiglie o nei gruppi o nella propria parrocchia. Ore 17:25 domenica prossima. Poi il 31 ci sarà un momento in cui noi rifletteremo al mattino alle ore 10 sul primo capitolo dell'enciclica Laudato si. Vi segnalo però anche un bellissimo momento della pastorale giovanile attorno al tema della corporeità sabato Postomani, alle ore 16.30, nell'Auditorium San Pietro Celestino sul tema ci sarà una ginecologa molto brava che ci aiuterà a capire il dono del corpo, il fascino del corpo, la dolcezza del corpo, ma anche il rispetto santificante del corpo come linguaggio di Dio con tutta la sua bellezza ma anche la sua immensa problematicità positiva da gestire perché divenga un linguaggio d'amore, che divenga il linguaggio di Dio, divenga il linguaggio della misericordia. Ecco, chiudo così con questa esperienza meravigliosa, con una citazione grandissima che viene data nel Salmo, grandi cose ha fatto il Signore. Per noi, per quei missionari, per voi che mi avete ascoltato, per chi viene a vivere queste esperienze, per chi crede nel domani, per chi si lancia nella vita come Bartimeo, coraggio, alzati, ti chiama, sì, Signore, perché tu grandi cose hai fatto per noi, con l'immagine di chi andando se ne va e piange perché porta la semente da gettare ma poi torna con i covoni pieni di spighe, pieni di grano, con giubilo ed esultanza. Grazie e vi accompagni la Vergine Maria, Madre Regina delle Missioni. Grazie e buonanotte. Buonanotte a tutti.